Ciao a tutti, bentornati sul canale. Sto praticamente l'impasto del pane, sto facendo i panini, li sto lavorando. Aggiornamento dito, il dito va meglio, il taglio si è completamente questo qua, vedete com'era qua e poi sul dito. Adesso il dito riesco a piegarlo quasi completamente, va meglio. Scusate, mi giro a mettere i panini nella teglia. Okay. Sto facendo i panini tondi e volevo farvi questo video aggiornamento per farvi sapere com'era andata per il dito. Scusate, allora, vediamo. Vi faccio vedere qua. Si vedono, li vedete? Sto mettendo i panini, si metto la teglia qua vicino. E niente, il dito va meglio. Intanto, siccome avevo fatto l'esfoliante, quello ai piedi, stanno venendo via tutte le pellicine. In effetti mi fa un po' schifo, mi ero dimenticata l'altra volta che quello spellamento è bruttissimo da vedere, soprattutto intorno alle dita dei piedi, che vedi che vengono via i pezzettini di pelle, non è bellissimo. La parte però che mi interessava di più era quella del duroni e quella dell'alluce, dove di solito mi si forma un po' di durone, e lì invece non lo so, non è andato via. Mentre l'altra volta mi ricordo che era andato via anche lì, però era un prodotto diverso. Vabbè, sta di fatto che comunque la pellicina è venuta via da quasi tutto il piede, sono rimasti dei punti appunto attorno alle dita dei piedi, alle ditine lì così, negli interstizi che stanno venendo via tutte le sere dopo aver lavato i piedi e asciugati bene, me ne ritrovo un bel po' nella salvietta, tipo pelle morta, serpente che sta cambiando la pelle e vabbè, viene via fregando, viene via. Vabbè, viene via questa roba qua dai piedi, va bene. E basta. Poi oggi sono andata a fare un altro esame. Era l'esame alle mani per vedere perché la reumatologa sospettava un'artrite. L'artrite non c'è, è un'artrosi. E diciamo quello che ho alle mani, il problema che ho, è dovuto all'altra patologia che, vabbè, fatto, vabbè, ve lo dico, la fibromialgia. Io sono stata più di un anno con i dolori in tutto il corpo senza sapere cosa avessi, stanchezza, dolori, mi ingozzavo da sola, difficoltà a deglutire, dolori alle gambe, difficoltà a dormire, dolori agli arti, gomiti, polsi, mani, caviglie, cioè qualunque cosa, dolore, dolore, dolore. Dolore nei movimenti, mi stancavo qualunque cosa facessi, mi stancavo subito. Manco avessi 120 anni, non potevo fare una camminata che durava più di mezz'ora, tre quarti d'ora ed ero stanca, ma proprio stanca, stanca. Poi dormivo, avevo sonno, non riuscivo a dormire perché avevo sempre dentro i dolori, mi svegliavo la mattina con i dolori, avevo difficoltà sia ad andare in bagno perché proprio a livello di crampi allo stomaco, soprattutto quando ero nervosa avevo questi crampi fortissimi, mi si bloccava tutto anche per andare in bagno, non riuscivo, mi ingozzavo da sola, più altre cose poco piacevoli alla vescica. E vabbè, tutta una serie di disturbi che poi sono sfociati, grazie al mio medico, nella scoperta della fibromialgia. Sono andata da un reumatologo, sono dovuta andare privatamente, altrimenti adesso sarei qua ancora ad aspettare il primo reumatologo da cui sono andata. Poi sono andata in un'altra struttura per avere la conferma. La conferma mi è stata data, adesso devo rifare tutti gli esami del sangue perché ho gli anticorpi antinucleo positivi, mi hanno detto che è normale nei casi di fibromialgia avere questo riscontro perché comunque è tutto collegato. La fibromialgia è una malattia recente, diciamo, che in Italia non è ancora riconosciuta come malattia
debilitante, perché comunque lo è. Praticamente è una malattia che ti porta ad avere una stanchezza cronica, con un'infiammazione, più che un'infiammazione, un'usura di quella che è la muscolatura, perché sembra che sia l'ipotalamo che è quello che ti permette di, perlomeno quando di notte sei nella fase REM del sonno, di scollegare, quindi di far sì che tutta la muscolatura si rilassi e il muscolo invece non si rilassa, rimane continuo un messaggio sbagliato al muscolo che rimane in tensione, come se tu stessi facendo, come io se io stessi facendo tipo una ginnastica aerobica ripetutamente, e quindi ti viene questo dolore in tutte le parti del corpo, in tutti i muscoli, proprio quello che viene, non so se avete presente la prima volta che fate ginnastica dopo tanto tempo e che vi fanno fare proprio quella ginnastica massacrante, poi rimanete il giorno dopo con tutti i muscoli indolenziti. Ecco, quel dolore lì, sempre, sempre, tutti i giorni, senza pausa. Proprio giorno dopo giorno diventa veramente debilitante. Io era un annetto che avevo tutti questi dolori, ma pensavo di essere io, diciamo, purtroppo pensi di, non dico essere pazza, ma di essere ipocondriaca, e magari è perché sei ingrassata, allora per quello che ti fa male muoverti, non ti muovi abbastanza, no. Invece io mi muovevo, uscivo, camminavo in bicicletta a portare fuori i cani con mio marito. Non tanto, perché vi ho detto, poi quando rientravo in casa ero secca. Se poi facevo qualcosa, più cose, proprio distrutta. E poi, ah, ecco, un'altra cosa che avevo era che mi cadevano le cose dalle mani, come avete visto, come mi è caduto il coltello, ma sempre, cioè, cose pesanti, se le tenevo in mano mi facevano male le mani o mi cadevano dalle mani, non avevo la presa. Infatti in casa avevo eliminato già da tempo tutti i coltelli e tutte le cose, ma anche a rifare il letto, quando tiri le lenzuola, anche a stirare. Tutto quello che era usare le mani, camminare, i piedi, ho fatto le onde d'urto perché mi era uscito una spina calcanea, però probabilmente questa mi è uscita perché il movimento di camminare con gli zoccoli che facevo con l'affaticamento mi ha causato questa, come se avessi fatto dei piccoli traumi. Anche a camminare io subisco dei piccoli traumi. Ora, quando ho avuto la diagnosi di fibromialgia, per me è stata che bello! Cioè, tutto quello che avevo, tutto quello che ho, compresa questo gonfiore qua che ho, che oggi me l'ha spiegato la dottoressa, quella che mi ha fatto l'ecografia, mi ha detto che è tutta ritenzione idrica dovuta alla fibromialgia che si accumula praticamente dove ci sono le articolazioni, che sono i polsi, i gomiti, le ginocchia, le caviglie. Infatti io le caviglie le ho sempre avute belle, anche quando ingrassavo tanto e durante le gravidanze io ho sempre avuto delle bellissime caviglie, non perché sono, però io ho la caviglia magra così, l'ho sempre avuta, che si vedeva l'osso, che si vedevano i tendini sotto, e adesso invece la vedo gonfia, ma gonfia tipo quasi donne ingestosi, voglio dire, che non sono né incinta né niente, eppure era così, e invece per fortuna ancora oggi mi ha confermato che è dovuto tutto alla fibromialgia. Io quindi dal 24 novembre che sono stata dal reumatologo ho iniziato a prendere il farmaco, il mio rilassante, l'avevo interrotto dopo una decina di giorni perché mi dava incubi, mi dava cose che comunque c'è scritto nel bugiardino, ho avuto una reazione mal di testa, altre cose, l'avevo interrotto, poi ho ricominciato a prenderlo e non mi ha dato più problemi, mi facevo dormite bellissime. Il problema è che il mio rilassante rilassa la muscolatura e quello che fa parte della muscolatura è anche il cervello e il cuore, per cui ti rallenta anche il battito cardiaco. Un'altra cosa che avevo che è causata dalla fibromialgia è il fatto della perdita di concentrazione, della capacità anche di dire i termini esatti, perché è proprio la risposta sbagliata, cioè tutto collegato. Col mio rilassante poi proprio mi stavo rilassando, tant'è che dormendo anche 10-12 ore per notte, perché quello è l'effetto del mio rilassante. E finalmente dormendo senza dolori, finiva che almeno una volta a settimana la facevo sveglia. Mi sono vista tutte le serie di Netflix, è stato molto piacevole da quel punto di vista, perché io una giornata a settimana ero una giornata senza sonno, avendo dormito 10-12 ore le altre sere. Questo però mi
compromette la vita, nel senso che io comunque quando faccio il turno che finisco un 9:15 di lavorare, ora che arrivo a casa sono 9:45, ora che sono a letto sono minimo le 10:15, 10:30. Se poi il giorno dopo ho un turno presto o devo fare qualcosa la mattina presto, io ho dei problemi perché prendendo il farmaco finisco che dormo tutte quelle ore lì e non andava bene, per cui dopo 5 mesi l'ho interrotto. Il 22 aprile ho interrotto il farmaco, il mio rilassante. Adesso è il 12 maggio, quindi sono 20 giorni che l'ho interrotto e i dolori si sono 4 giorni che non riesco a dormire di notte per i dolori, dormo malissimo. Mi sono ovvio, il mio rilassante serve per quello. Dopo un po' che lo smetti, ovviamente, siccome l'effetto è cumulativo, ovviamente va avanti per ancora qualche decina di giorni, soprattutto dopo 5 mesi che lo prendi tutti i giorni, ci vuole un po' prima che l'effetto venga proprio meno. Diminuisce piano piano. Io ho ricominciato un po' con gli incubi, ho ricominciato ad avere i dolori, ho ricominciato ad andare a letto e rigirarmi nel letto perché i dolori sono allucinanti e non trovi la posizione giusta per rilassarti. Oggi ho scoperto appunto che tutto questo gonfiore, probabilmente il fatto che io non riesca a dimagrire, sia dovuto anche parzialmente al fatto che uno non posso fare sport perché nel senso che posso fare le camminate, tutto ciò che è molto dolce e quello lo faccio. L'attenzione alla dieta, vabbè, c'è nei limiti di quello che posso, ovviamente quando ho questi dolori tendi a rifugiarti nel cibo o come antidolorifico, diciamo. E niente, questa dottoressa, oh, intanto sto impastando la focaccia. Sono qua con le mani che impasto la focaccia. Aspettate, ho messo il pane in forno con solo la luce accesa per continuare a farlo lievitare. Allora, vi stavo dicendo cosa? Sì, della fibromialgia, che quindi ho questo gonfiore qua dovuto a questo, dovrei fare, mi ha detto la dottoressa oggi, quella che mi ha fatto l'ecografia alle mani, massoterapia. Alle mani ho la normalissima artrosi, che l'abbiamo quasi tutti, mi ha detto non c'è artrite, cosa che la seconda reumatologa invece mi aveva detto. L'azione che ho le mani, secondo l'ecografista di oggi, è dovuta ancora alla fibromialgia. E questa dottoressa qua, comunque non di oggi, ma quella reumatologa, mi ha dato una marea di esami del sangue e delle urine da fare che non so quanto andrò a spendere. Finora ho speso per tutti questi esami, esclusi quelli del sangue, 300 euro. Adesso dovrò andare a fare quelli del sangue e quelli delle urine, ma anche lì mi ha fatto due fogli tutti pieni, quindi non so anche lì cosa andrò a spendere, perché vuol vedere tutto, gli uratti, gli ANAI, la VES, la proteina C-reattiva, cioè tutte queste cose qua, vuol vedere tutte queste cose qua, cosa di sedimentazione, bla 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 bla. E dopo che avrò fatto questi esami, allora finché andrò a fare gli esami del sangue, anche se non ho le vene, mi può andare bene. Ma quello delle urine che mi scoccia andarla col boccettino. Che palle. Poi la mattina presto, chi se voglia, mi devo svegliare, ricordarmi. Ma vabbè, comunque li devo fare tanto tempo fino. Allora, a giugno li farò perché mi ha detto che sono degli esami che ci vuole più di 15 giorni per riuscire ad avere l'esito. Quindi vabbè, li farò a giugno, a luglio c'è l'appuntamento con lei, 18 luglio ce n'è. Ce n'è di tempo fino al 18 luglio. Nel frattempo riprenderò. Adesso devo sentire se riprendere il farmaco che sto prendendo oppure un altro più leggero. Vediamo, il mio rilassante. Comunque, adesso ricomincerò a prenderlo perché i dolori sono ritornati. Poi al massimo lo reinterrompo perché tanto il primo reumatologo mi aveva detto di fare un po' di mesi. Poi, quando vedevo che stavo meglio, interromperlo, poi riprenderlo, poi interromperlo. Perché, siccome sono farmaci che comunque danno assuefazione e a lungo andare ti abitui e quindi dopo dovresti aumentare la dose, e sono dannosi poi veramente come tutti i farmaci che uno deve prendere. Certo, poi uno magari deve prendere per curare delle patologie, però lo sa che prende da una parte per guarire una parte, poi si ammala un'altra. Quindi in questo momento qua proprio ho evitato di prendere qualunque cosa, anche soltanto quelli per il mal di testa, per il mal di pancia, quando ho le tue cose. Proprio non sto prendendo assolutamente alcun farmaco, dovrò ricominciare. E niente, allora, intanto facciamo lievitare carboidrati a go go, comunque, va bene, no? La glucosa
la focaccia, il pane mi serviva perché poi lo congelo, la focaccia era perché, vabbè, volevo fare, in un po' che non la facevo. E niente, basta, grazie per la chiacchierata, sono stata un po' prolissa a questo video. Vi ringrazio ancora e buona giornata a tutti, ciao.